un'estate estremamente calda, ci saremmo augurati più uno striptease piuttosto che scoprire che George Clooney, l'uomo più elegante dello star system hollywoodiano, potesse durante una cena romantica sul lago di Como con la sua mal togliersi le scarpe sotto il tavolo, come mostra il settimanale Kids. Le foto della notizia hanno fatto il giro del mondo, scandalizzando per l'atteggiamento assolutamente fuori luogo del divo. Possiamo solo immaginare la ramanzina di Amal, anche se molte sue fan lo difendono. Evidentemente le scarpe gli stavano troppo strette. Ma a proposito di scarpe, un altro pezzo da 90, bello e impossibile, è Brad Pitt, che negli anni ci ha abituato ai suoi look più o meno trasandati, soprattutto da quando non è più insieme ad Angelina Jolie, che supervisionava tutto il guardaroba del favoloso attore. La scelta Cafonal per lui è avvenuta sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, dove si è infilato un paio di sneakers sotto un abito importante. Un peccato. È stato uno dei matrimoni più costosi della storia ed estremamente too much. Parliamo delle nozze del rampollo indiano della dinastia Ambani. Migliaia di invitati, cifre da capogiro, il cibo da solo è costato 20 milioni di dollari. Nozze iniziate con una pre-festa qualche mese prima in diverse località cool, tra cui Portofino, dove hanno blindato l'intero paese, creando disagio ai cittadini locali. Scene mai viste, racconta chi c'era, con festeggiamenti di dubbio gusto. E poi il gran finale del matrimonio, culminato con uno show della pop star Rihanna, che ha accettato di cantare per gli sposi alla modica cifra di 8 milioni di dollari. L'ex modella Nina Morić recentemente ha festeggiato il suo compleanno a Roma. Tantissimi invitati che si sono lamentati di un solo aspetto. È arrivata al proprio party con oltre 2 ore di ritardo. Nina, non si fa. Turismo Cafonal, presto addio. Molti luoghi preziosi della nostra Italia verranno protetti con misure ad hoc, come la straordinaria scala dei turchi in Sicilia, nell'Agrigentino, che per l'aggressività dei turisti non attenti alle regole da seguire verrà probabilmente recintata. Ma esempi di turismo non responsabile ce ne sono molti, come i parchi abusivi che vengono improvvisati sulle spiagge protette di Talmone, in Sardegna. Continua il Birthday Tour di Madonna in Italia, che dopo aver festeggiato i suoi 66 anni niente meno che in un anfiteatro millenario, in questi giorni è stata anche sulla costa laziale, a Terracina. Ma in nessuna delle tappe l'amatissima star di origini italiane si è fatta avvicinare dei fan. Non ha firmato autografi, figuriamoci foto. Una scelta non proprio di classe. La star Gwyneth Paltrow invece è amante delle colline italiane. Sono 10 anni che sceglie l'Umbria per le sue vacanze in pieno relax. E sembrano ormai davvero lontani i tempi della sua famosa candela che fece scandalo qualche anno fa. L'operazione marketing che fece guadagnare milioni di dollari aveva come focus il profumo della candela. Un concentrato di geranio, rosa, cedro e bergamotto. Mix che ricordava la sua intimità. Cafonal, sopra oltre ogni limite.